Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Il padre del reddito di cittadinanza, un po' quel richiamo francese, anche lui, Luigi Di Maio, l'uomo che sussurra al virus, pubblica sul Foglio una autocritica abbastanza consistente sul suo provvedimento che è stato ed è la bandiera del Movimento 5 Stelle. Dice: "Credo sia opportuno ripensare alcuni meccanismi". Possiamo dire che lui, essendo il padre di questo reddito, possiamo dire che il figliolo non c'è più. Perlomeno è diverso da quello di un tempo. Anche la pomposa citazione, reddito di cittadinanza che rimanda alla rivoluzione francese, gli stati generali che rimandano alle di Oscar, perché i grillini sono così, come dicono in Sicilia, si inchiano a vucca, si riempiono la bocca di questi termini, contenti loro. Quindi altro che reddito di cittadinanza, adesso lo potremmo chiamare il reddito minimo che c'è in tanti altri paesi. Lui, Gigino il Grande, con il reddito di cittadinanza, era convinto di eliminare la povertà in Italia. Dice: "Beh, se io do a tutti quelli che non hanno un lavoro, gli do un reddito di cittadinanza, chiamiamolo reddito minimo, nessuno può più essere povero". Ma lui, che di economia non ne sa una beneamata fava, di niente, possiamo dire che non sapeva alcune cose fondamentali. In Italia c'è la povertà, come in tutto il mondo, relativa. Che cos'è la povertà relativa? La povertà relativa sono quelle persone o nuclei familiari che non riescono a fare la quarta settimana del mese, cioè alla terza settimana hanno finito i soldi. E quindi il povero relativo è quella persona o famiglia che magari in questo mese non riesce a pagare la luce, deve pagarla in ritardo il mese dopo, o non può pagare il gas, rimane senza gas per 15 giorni, oppure non può pagare il telefono, deve rimandare al prossimo mese. Il povero relativo è quella persona o famiglia che non può pagare almeno un servizio al mese. Servizio può essere la luce, il gas, il telefono, la spazzatura. Qualcosa non riesce a pagare, deve rimandare. Quindi il povero relativo è quello che non riesce a far fronte a tutte le spese basiche della famiglia o della persona. Può essere la retta della scuola, può essere l'autobus per il figlio per andare a scuola, la benzina per andare a lavorare. Quello è il povero relativo, non è il povero assoluto, perché il povero assoluto non ha neanche il problema di come pagare il gas non ce l'ha, la luce magari non ce l'ha, e il telefono non ce l'ha, e la macchina non ce l'ha. Quindi il povero assoluto non ha il problema di non arrivo a pagare tutto, non ha i soldi per pagare quasi niente. Quello che non sapeva Gigino è che la povertà relativa in Italia è circa il 15%. Che cosa fanno i poveri relativi o relativamente poveri? Sono quella fascia di popolazione che prima non esisteva, che lavora, ma il lavoro è pagato così male che non riesce ad arrivare a fine mese. Cioè sono poveri relativi perché lo stipendio che loro percepiscono non è adeguato, non è corretto, giusto, non è il minimo indispensabile per poter fare un mese di vita degna, decorosa, avere la luce da mangiare, il riscaldamento, il telefono. Vuol dire che lo suo stipendio, 8 ore al giorno, che gli viene pagato, non arriva alla sopravvivenza mensile, quindi è un povero relativo. Gigino Di Maio il Grande non aveva calcolato, non sapeva neanche che cosa fosse la povertà relativa, non aveva capito che
In Italia ci sono tanti poveri relativi che lavorano, che non hanno chiesto il reddito di cittadinanza, ma risultano poveri. Risultano poveri. In più, il reddito di cittadinanza, per alcuni casi, non riesce anche quello a far uscire la famiglia dalla povertà relativa. Un reddito di cittadinanza di 640 euro di media, a quanto è arrivato di media? Adesso è sceso a 460 euro di media. Cosa ci volete fare con 460 euro? Pagare l'affitto, il telefono, il gas, la luce, il bollo della macchina, andare a comprare pure al supermercato cose per da mangiare? E quindi anche una gran fetta delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza sono dei poveri relativi. Ed è per questo che Gigino non ha potuto sconfiggere la povertà con il reddito di cittadinanza. Certo, il reddito di cittadinanza ha dato una mano per diminuire questa povertà, ma non per cancellarla. Però lo Stato italiano, per come è messo economicamente molto male, non può permettersi di mantenere milioni di persone mantenendole. Non se lo può permettere, lo sta facendo perché hanno vinto le elezioni e lo hanno imposto, ma stanno gravando sui conti pubblici. Il reddito di cittadinanza costava 6 miliardi e mezzo, 7, ma con l'aggravarsi di questa crisi sanitaria ed economica non bastano più, perché molte altre persone hanno richiesto questo provvedimento e quindi, richiedendo questo provvedimento, vanno ad aggravare la condizione economica dello Stato. Perché lo Stato non ha un limite, ah, io lo pago solo a 1 milione di persone, 1 milione e 1 non gli do il reddito. No, tutti quelli che hanno i requisiti lo possono chiedere e glielo devono dare. Non si può dire a questo sì, a questo no. A questo mi sta simpatico il nome, a questo non mi piace il suo cognome. Bisogna darlo. E quindi sta aumentando il peso di questa sciocchezza voluta dai 5 Stelle. E così ne pagheremo le conseguenze tutti noi, ma anche lui, Gigino Di Maio, innamorato del reddito di cittadinanza, ha capito che c'è qualcosa di grande che non funziona. Doveva essere percepito per portare le persone a trovare un altro lavoro, eccetera, eccetera, i navigator. È stato tutto un fallimento, è rimasto solo un mantenimento statale di un certo numero di persone. Molti hanno lasciato i lavoretti che facevano, tanto prendevo la stessa cifra lavorando in nero, sto a casa finché dura, no? Ecco. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Arrivederci a tutti.